Il caso della rissa in piazza Sant'Agostino ad Arezzo nello scorso fine settimana ha acceso di nuovo i riflettori, semmai ce ne fosse stato bisogno, del malfunzionamento del sistema di videosorveglianza pubblico ad Arezzo. Cavallo di battaglia della campagna elettorale del primo governo guidato da Alessandro Ghinelli, siamo a metà del secondo mandato e la soluzione è ancora all'orizzonte. È l'assessore Alessandro Casi, nel 2015 era Gianfrancesco Gamurrini, ad annunciare ai nostri microfoni i progetti che verranno. Siamo finalmente riusciti a trovare la soluzione e quella di procedere con collegarla a quello che è il servizio della pubblica illuminazione, quindi un gestore che nel proprio piano di investimento vada a sostituire circa 200 telecamere, andando a sostituire appunto quelle che ci sono e soprattutto adattandole a quelle che sono le esigenze di oggigiorno, perché purtroppo le telecamere o non funzionano per guasti oppure sono vecchie, quindi non è possibile indicare poi dopo e ricevere informazioni da quelle telecamere, quindi abbiamo deciso di portare avanti questo nuovo intervento che andrà a sostituire tutte quelle vetuste. È importante ricordare anche che con questo nuovo sistema di gestione sarà improntata anche il pronto intervento. Spesso succede che ci sono delle telecamere che non funzionano per problemi tecnici e con questo nuovo gestore daremo anche dei tempi di intervento in cui sarà obbligato ad intervenire con i propri tecnici e risolvere quelle che sono le criticità. Che sia la volta buona, lo sperano tutti, soprattutto commercianti e residenti della zona, che sono piuttosto stanchi di vedere continui avvenimenti sotto i loro occhi, che di fatto determinano un degrado di una delle piazze più belle della città. Un richiamo in questo senso ad un buon funzionamento del sistema di videosorveglianza è stato fatto anche dal prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca.